Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nell'ingresso del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo con il libro di Fra Donato Ramolo, Storia dell'amore di Dio nella mia vita. In questo libro Fra Donato ci racconta un po' tutta la sua vita, la sua storia, i suoi racconti, la sua famiglia, ma soprattutto quello che accadde in Africa, perché lui è stato tantissimi anni missionario nel Chad, nel cuore dell'Africa, un servizio, ecco, nella missione dei frati di Padre Pio, potremmo proprio dir così, una missione benedetta, ecco, da Padre Pio. Ecco, un breve incontro ci racconta con Padre Pio, avvenuto nel 1967, dopo il suo primo incontro. Mi trovavo sempre ad Udine, nel convento dove risiedevo. C'erano alcuni studenti di filosofia, qualcuno era proveniente dall'Angola. Tra questi ultimi ve n'era uno che non riusciva affatto negli studi, per cui i superiori gli dissero: "Non ti preoccupare, perché se non diventi sacerdote puoi rimanere sempre fratello laico". Ma costui rispose: "No, o faccio il sacerdote o altrimenti me ne vado". Io in quei giorni dovevo scendere in provincia, a Foggia, quindi perciò gli proposi: "Con fratello, poiché devo scendere giù in provincia, se vuoi ti porto da Padre Pio. Così lui ti potrà dire se hai la vocazione o meno". Allora venimmo proprio qui, scendemmo a San Giovanni Rotondo. Ecco, una curiosità, racconta Fra Donato, e questa è proprio vero, è proprio così. Per chi non lo sapesse, Padre Pio aveva paura degli uomini di colore, in quanto il diavolo gli appariva sotto queste sembianze, quindi scuro in volto, come lui stesso dice, etiope nel volto. Per questo motivo, quando arrivai con questo frate di colore in convento per salutare Padre Pio, Padre Onorato, prima di presentarlo allo stigmatizzato, ci fece nascondere dietro l'angolo del corridoio. Ricordo che Padre Pio si trovava sul terrazzino vicino alla cella numero 1, seduto sulla poltroncina di vimini per prendere un po' d'aria e così riposarsi. Allora Padre Onorato andò da Padre Pio e gli disse: "Padre spirituale, ecco, gli anticipò, verrà un frate di colore, quindi non dovete aver paura, è un frate cappuccino, è un confratello". Quindi gli fece cenno di avvicinarsi. Noi gli baciammo la mano e senza dire niente, ecco, racconta Fra Donato, Padre Pio guardò lo studente e disse: "Guagliò, la vocazione ce l'hai? Sta a te rispondere". Immediatamente, non gli diede neanche il tempo di rispondere. In 448 ci licenziò. Lo studente non rimase molto contento perché lui a tutti i costi voleva diventare sacerdote. In seguito, racconta Fra Donato, qualche anno dopo, seppi che tornò in Angola. Non solo aveva lasciato l'ordine, ma addirittura era diventato un capo ribelle del suo paese.